La pallavolo ha significato ovviamente tantissimo per la mia vita, è stata la mia grande passione, una passione che poi è diventata anche il mio lavoro, sono stata molto fortunata per questo e continua in un certo qual senso, in un certo qual modo ad essere il mio lavoro, quindi diciamo che è una parte fondamentale della mia vita. Ho scelto la pallavolo guardando i cartoni animati di Mila e Shiro e quindi ho deciso che volevo fare l'attacco laser. Una volta arrivata in palestra, chiaramente ho capito che forse l'attacco laser non sarei mai riuscita a farlo, ma ci ho provato per tutta la mia carriera. Questo mi ha dato una grande motivazione, ovviamente anche il fatto di poter condividere, venivo da uno sport un po' più individuale come il nuoto, poter condividere con le mie compagne di scuola, con le mie amiche, un momento così bello mi ha portato a comunque continuare e poi avevo questo sogno di indossare la maglia della nazionale come Mila Zucchi aveva la maglia del Giappone. La pallavolo mi ha sicuramente trasmesso tantissimi valori. Se devo andare a individuarne qualcuno che poi mi piacerebbe trasmettere ai giovani, sicuramente il rispetto. Il rispetto per le persone con cui si lavora, rispetto per l'avversario, rispetto per gli orari, per l'ambiente di lavoro, per le regole, il rispetto anche verso se stessi e gli obiettivi che ci si pone e poi anche la tanta determinazione che ci vuole per raggiungerli. E sicuramente anche un senso di responsabilità, perché questo me l'ha lasciato anche bello forte. Non saprei dirvi sinceramente se il mondiale ha cambiato la mia vita, perché non so come sarebbe stata la mia vita senza questa importante vittoria. Di sicuro l'ha resa magica, l'ha resa speciale, perché è stata scritta una pagina importante della pallavolo italiana femminile e sono orgogliosa di aver fatto parte di questa pagina di storia. Di sicuro di quell'impresa mi resta il legame indissolubile che si è creato tra chi ha fatto parte di quella squadra e questa è una cosa che rimarrà per sempre. Non sono una che si ricorda tantissimo le situazioni, i punteggi, che cosa è successo. I miei ricordi sono molto legati alle emozioni, agli istanti che si susseguono. Sicuramente mi ricordo il momento, e forse perché era legato all'emozione della paura, prima dei quarti di finale in cui eravamo tutte insieme ad aspettare di scoprire il risultato delle altre squadre per capire se potevamo andare avanti nel cammino. Poi mi ricordo sicuramente i momenti della finale prima di entrare in campo, quando ero concentrata e chiedevo a Marco le ultime indicazioni su come posizionarmi bene a muro. E dopo ovviamente la gioia dell'ultimo punto, il sorriso della mia famiglia in tribuna e l'intensità dell'abbraccio con Giuseppe Giannetti.